e andiamo a completare la nostra serata con La Pantera Rosa. Henry Mancini è stato un compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore statunitense, in particolar modo di musica da film. E questa sera la nostra banda eseguirà il suo famoso brano di successo scritto nel 1964, per l'appunto La Pantera Rosa. Fu composto per l'omonimo film ed è inserito in tutti i successivi episodi della serie e nei cartoni animati della Pantera Rosa. Quindi, buon ascolto a tutti con La Pantera Rosa. Con la gradita partecipazione di tutti quanti e penso che tutti quanti insieme ci siamo divertiti, le nostre bande da una parte e voi dall'altra. Come banda comunale musicale di Portacomaro vi diamo appuntamento ai nostri prossimi concerti che saranno il 26 di luglio a Migliandolo in occasione della festa della Madonna della Neve e il 24 di agosto a Portacomaro in occasione della festa di San Bartolomeo. Da parte nostra un grazie di tutto cuore a tutti quanti e buon proseguimento perché domani sera mi sembra di ricordare che ci sia la seconda parte di questa bella rassegna
organizzata appunto dall'Ambiva. Ecco, lascio ancora un attimo la parola. Sì, io volevo ringraziare tutte e due le bande perché penso che questa sera sia stato uno spettacolo, almeno per me, magnifico. Hanno suonato tutti in modo eccellente e domani sera speriamo di ripetere l'esperienza. Vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione perché è stato un bel pubblico numeroso e quindi grazie ancora e vi aspettiamo domani sera. Grazie. Bene, allora in conclusione, io direi, come dico tante volte al termine dei nostri spettacoli, che il più bello applauso dovete farlo voi altri, che siete stati un pubblico attento, un pubblico premuroso, un pubblico che ha seguito con attenzione dall'inizio alla fine tutte e due le esibizioni. E se non ci foste stati voi, questa serata non sarebbe stata così bella. Quindi grazie di cuore e fatevi un grande applauso.